Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shikoden 5 e io mi ritrovo già ad Aftfleet. Ho fatto la strada, sono arrivato qui perché oggi andremo leggermente più avanti con la trama, ma proprio di una virgola, perché oggi faremo qualche reclutamento. Eh sì, e poi ci dirigeremo verso la nuova zona di trama, la nuova zona di storia. Quindi andiamo a parlare innanzitutto per vedere se il sale magari è aumentato. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa. Ok, lui per ora non mi dice nulla. Quindi verifica le voci. Il raccolto del riso è stato eccezionale. Niente, per il momento ancora non ce la facciamo. Andiamo avanti. Che cosa possiamo fare? Innanzitutto qui dovrebbe apparire la nave di Oboro, ma apparirà solo dopo che avremo parlato con Raja. Infatti dovremo avanzare leggermente nella storia, che poi vabbè, in questo caso la storia avanzerà soltanto quando parliamo a Raja, ma proprio di un po', perché decideremo qual è il nostro prossimo obiettivo. Una volta deciso il prossimo obiettivo, avremo la possibilità di progredire con i reclutamenti, perché sbloccheremo un'altra tranche di reclutamenti che dovremo fare. Quindi andiamo da Raja, parliamoci e poi iniziamo i reclutamenti e vi dirò cosa fare e nell'esatto momento come, quando e tutto eccetera eccetera. Ah, eccovi, Kisara mi ha detto tutto. Considerate questo posto la vostra nuova casa d'ora in poi. È molto meno soffocante di Raymond, vero? Sì, in molti sensi. Grazie molte, Raja. Ovviamente loro sono nostri alleati. Allora, quella vecchia volpe aveva rubato la runa dell'alba, eh? Non dirmi che sapevi anche questo, Lucrezia. Beh, avevo dei sospetti, questo sì. Ma mi servivano delle prove. È per questo che ho chiesto a Oboro di investigare. Speravo che potessimo raggiungere un accordo più amichevole con Lord, ma Euram si è fatto sfuggire il segreto. Mi spiace che tutto questo sia ricaduto sulle tue spalle, Luserina. Dopo quel che hanno fatto, mio padre e mio fratello si meritano la loro sorte. Anzi, gli è andata anche bene. Vorrei solo che ci fosse un modo per potermi scusare con Sua Altezza, con Lady Sialitz e con la gente di Lord Lake. Non so proprio cosa dire. Non potete immaginare quanto sto male. Smettila di tormentarti, anch'io ero molto vicino a Lord Baurus e non ho mai sospettato nulla. Basta con l'autocommiserazione. Dobbiamo continuare a combattere per non avere a che fare con gente simile in futuro. Assolutamente sì, sono più risoluta che mai, Lord Wilde. Non c'è problema, non riesco a credere che quei due pazzi siano tuoi parenti. Bene, Vostra Altezza, quali sono le vostre prossime mosse? Sì. Lord Lake è la vera vittima di quel che è successo, ma nessuno ha mai alzato un dito per aiutarli. Ora basta. Sì, principe, dobbiamo aiutarli. L'avremmo dovuto fare da molto tempo. E allora è giunto il momento di fare un bel viaggetto. Ammiraglio, dirò a tutti di prepararsi a portare Raftfleet più vicino a Lord Lake. Qui ora tutti lasciano la squadra, ovviamente. Ecco qua. Il passaparola può essere pericoloso, padre. Gran parte dei Barrows sono diventati indipendenti o si sono uniti al principe. Ormai la famiglia Barrows è praticamente isolata. L'avevo detto, Lucrezia li mangerà vivi. E ben presto il principe farà la stessa fine. È vero, ma non posso fare a meno di pensare che Lord Barrows si è meritato quel che gli è successo. Assolutamente sì. La politica è un gioco pericoloso che non lascia scampo. Gli errori di giudizio si pagano a caro prezzo. Sempre. Dobbiamo ricordarcelo costantemente. Certo. E se le storie sul principe e la runa dell'alba sono vere, dobbiamo prendere delle decisioni molto importanti. Vero. Però gli studiosi non hanno fatto grandi progressi finora. Forse ci conviene seguire un piano di riserva per il momento.
Ok. Ci siamo spostati. Prince, it's me. May I come in? Ah, ora si sente meglio la voce. Oh, finalmente wow, i vestiti stunning. Ufficiali. Prince, that looks fabulous on you. Hurry up, let's go show everybody. Come on. Forse è un po' troppo alto adesso l'audio delle voci. Devo abbassarlo un pelo. Bene, bene, ma guarda un po'. Siete molto elegante, vostra altezza. Beh, solo Joe? Perché non ho un bel vestito nuovo anch'io? Non è giusto, va sempre così. No, questo è solo per il principe. A dirla tutta, finora la gente lo ha visto come una semplice pedina nelle mani di Lord Barrows. Dobbiamo mostrare loro che principe non è solo un titolo onorario. Devono capire che è un vero leader. E tu pensi davvero che bastano dei vestiti sgargianti per dimostrarlo? È un inizio, però hai ragione, non basta un vestito nuovo. Perciò penso che dovremmo trovare un nuovo nome per le forze del principe. Un nome per noi, insomma, a meno che non vogliate che il nemico continui a chiamarci ribelli o traditori. No, certo che no. Un nuovo nome, eh? Che ne dite di esercito arancione o esercito dell'unicorno? No, meglio qualcosa di semplice. Che ne dite di esercito del principe? Mi piace come suona. Che ne pensate, vostra altezza? Ecco, e qui dobbiamo scegliere, come sempre, il nome dell'armata. Il nome dell'armata io solitamente l'ho sempre chiamato Fenice, o comunque con i nomi che comunque mi davano a disposizione nel gioco. Ma questa volta voglio fare un omaggio. Voglio fare un omaggio soprattutto ovviamente al mio capitolo di Final Fantasy preferito. Quindi il nome del mio esercito da questo momento in poi sarà Avalanche. Solitamente chiamavo gli eserciti anche l'esercito Genova, in onore di Sephiroth, eccetera eccetera. Ma questa volta direi che Avalanche possa essere giusto. L'esercito di Avalanche. Per me funziona. Bene, principe. Parliamo della prima operazione militare dell'esercito di Avalanche. Ora che non c'è più Barrows, mi occuperò io dell'organizzazione delle nostre forze. Nel frattempo voglio che andiate a Lord Lake, è molto importante, vostra altezza. Sento che il destino di Lord Lake è legato al filo doppio a quello di Falena. Perfetto. E qui adesso siamo pronti praticamente per andare. Non mi ricordo se Luserina era qui o era dall'altro lato, perché in realtà volevo cambiare i membri del party, ma dobbiamo provarci. Da qui puoi andare a Lord Lake a piedi. Quella vecchia volpe ha tenuto nascosta la luna dell'alba per tutto questo tempo, così nessuno poteva possederla. Le azioni di un idiota, ma uno la cui idiozia ha seminato il caos in tutto il mondo. Buona fortuna, anch'io farò del mio meglio. Non posso riarrangiare le unità ancora, no. E non c'è neanche Luserina qua. Dov'era Luserina? Oddio. Allora, lì c'è Kyle. Non credo che Luserina sia in bagno. E Kyle, tra l'altro, vicino al bagno non è una bellissima... Non è una bellissima idea, sinceramente, però vabbè. Però vabbè. Ah, eccola, sì, nella stanza principale. Vabbè, vai, dammi i membri del party. Sì. Allora, mettiamo ovviamente Kyle. Cius. Sayalitz, così mi fa magari qualche attacco AOE. E Lelei. Vorrei portarmi anche Josephine, che lei in realtà... Sì, portiamoci Josephine. Come entourage invece ci portiamo Egbert, che mi permette di darmi più soldi. Lui cedi, non mi ricordo cos'era cedi. Takamu, che ci servirà anche per un reclutamento. Ah sì, ma portiamoci anche Shiro, ma che cazzo me ne frega. Boh, lasciamoci uno slot libero e andiamo.
Allora, sistemiamo la formazione. Tra l'altro lei ha la runa... Gli altri più ostili. Due per a un nemico. Vabbè, lei ovviamente adesso la devo tenere... Allora, Kyle va messo davanti. Poi Cius. Sialitz invece va messa qui alla fine. E tu vai messa qui. Necessariamente. Sì, va bene così. Boh, possiamo andare. Allora, adesso che abbiamo fatto tutta questa roba, vedete, abbiamo praticamente tutti i personaggi distribuiti un po' qua e là, perché appunto Raftfleet è diventato il nostro quartier generale. Quindi avremo modo di poter parlare con i personaggi anche praticamente qui. Cosa andiamo a fare adesso? Innanzitutto io vorrei andare a potenziare le armi un attimo. Quindi vado a potenziare le armi e vi dico cosa faremo. Ok, abbiamo potenziato le armi, ho preso un paio di rune per equipaggiarle a un paio di personaggi e adesso la cosa che in realtà bisogna andare a fare è qualche giro di reclutamento. Come vi avevo detto già in precedenza, adesso abbiamo la possibilità di poter fare qualche reclutamento e cominciamo da quello che adesso può essere uno tra i più semplici. Intanto guardate un po' chi è tornato. Dannazione, le ragazze non mi volgono neanche le parole perché sono di Armes. Ma se non ho manco mai incontrato Gidan. Ecco. Andiamo a parlare con Oboro. Oboro si unirà al gruppo perché abbiamo fatto la side quest in precedenza. Eh? Oboro non c'è. E neanche Fuyo. Che cosa strana. Cosa? E tu chi sei? Che sorpresa vederti qui, Mismar. Smettila, ti prego, io non mi chiamo così. Che ci fai qui? Sono qui perché devo parlare con qualcuno. Ma approfitto di questo incontro per dire qualcosa anche a te. Tornerai? Cosa? Stai scherzando? Perché dovrei stare ad ascoltare questo cumulo di sciocchezze? Io sono il capitano della guardia del principe. Capisco. Quindi questo significa che se Sua Altezza scompare, tu puoi tornare? No, non lo permetterò. Prova anche solo a sfiorare il principe e ti ammazzerò con le mie mani, giuro. Ma non te ne rendi conto? I tuoi occhi in questo momento sono uguali ai nostri. Non mi importa quello che dici, farò qualsiasi cosa per proteggere il principe. Principe, si faccia indietro. Principe, ci sono dei clienti? Perdonatemi per la mia assenza, scusate se vi ho fatto aspettare. Finalmente è tornato. Sì, aspetti un attimo per favore. Ecco, questo sono io. Sa di che si tratta? Lo chiamano biglietto da visita. Non sarà necessario, io so chi è lei. Ah sì? Devo parlarle di una certa faccenda. Bene, bene, di che si tratta? Se è un lavoro da detective sarò felicissimo di ascoltarla. No, sarà per un'altra volta. Torni a trovarci. Che tipo strano, chissà che voleva. Ascoltate, sì? Vi devo ringraziare. Cosa? Se non ho fatto niente. Non si preoccupi, sarò lieto di aiutare Sua Altezza. Indagini veloci, privacy garantita, nient'altro che la pura verità. Ci pensiamo noi. Ok, e adesso possiamo andare a parlarci. Questa scena, se non mi ricordo male, ci sarebbe stata a prescindere, quindi... Però, se adesso parliamo ad Oboro... Salve Altezza, cosa posso fare per lei? Unirmi a lei, Altezza? Intende dire che dovrei arruolarmi nell'esercito di Avalanche?
ragione, non posso far finta di niente. Fulvio, a partire da oggi Sua Altezza il Principe potrà contare sulla nostra piena cooperazione. Che storia è questa, tutto ad un tratto? Vabbè, se è quello che vuole Detective Oboro, allora questo avrà. Shigure, conto sulla tua piena collaborazione per questo trasferimento. Cosa? Che seccatura. Mi dispiace se me ne chiamo fuori? Mi dispiace, ma preferirei non dover combattere. Sagiri. Beh, non ti posso mica costringere. Ma non c'è bisogno che tu te ne vada, puoi restare con noi, come sempre. D'accordo, Shigure? Certo, certo. Questo significa che dovrò fare anche la parte di Sagiri, giusto? Scusami? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Altezza, il nostro motto è indagini veloci, privacy garantita, nient'altro che la pura verità. A iniziare da oggi l'agenzia Detective Oboro lavorerà esclusivamente per lei. E abbiamo reclutato Oboro. Ragazzi, Oboro in questo gioco è uno tra i più maledetti da reclutare. Perché? Se non si fa la side quest, bisognerà chiedere di allearsi con la nostra armata per ben 5 volte in tutto il gioco e solo in momenti specifici. Se non si fa questa cosa, si rischia di perderlo, ragazzi. E dopo un determinato evento, che non vi spoilerò, perché ovviamente stiamo parlando anche di trama, non si potrà reclutare più. Hai fatto amicizia anche con Fulvio, anche con Shigure. Ah, e basta? Ah, solo Sagiri per il momento non si è reclutata. Ecco, qui possiamo indagare praticamente su tutti quelli che abbiamo già conosciuto. Vedete? Qui abbiamo quelli che sono... è praticamente il Richmond, per chi se lo stesse chiedendo, di questa versione. Quindi vedete? Qua possiamo praticamente chiedere la posizione dei nostri personaggi, ma al tempo stesso possiamo anche chiedere dei segreti dei nostri personaggi. Guardate quanti ce ne sono che noi abbiamo già conosciuto e che ancora... vedete, Sagiri addirittura, che ancora non si è unita, ma non vi preoccupate perché anche lei si unirà. E va bene, facciamo una cosa su Sagiri molto veloce, così, giusto per mandarlo a lavorare. Sagiri non si è unita, ma si unirà, non vi preoccupate. Ok, detto ciò, andiamo a reclutare un altro personaggio. Comunque qui abbiamo fatto già un bel colpaccio, ne abbiamo presi 3 in un colpo solo. E vi posso assicurare che, tra l'altro, prendere Oboro già da adesso non è male. Non è veramente male, non è affatto male. Allora, detto ciò, adesso dobbiamo fare un po' di strada. Eh sì, ragazzi, qui adesso dobbiamo camminare per un po'. Purtroppo dobbiamo camminare un po'. Quindi andiamo da Loghellun. In questo caso andiamo al villaggio di Hod. Perché sì, ragazzi, ci possiamo andare finalmente. Qui saltiamo l'animazione che non ci serve. Ok, e una volta arrivati qui dobbiamo andare in una vecchia zona che noi già conosciamo, ovvero Lunas. Eh sì, sembra impossibile in questo momento, ma ci possiamo andare. E perché ci possiamo andare? Perché abbiamo Takamu nel nostro party. Oh, vaffanculo. Sì, esci. Ok, andiamo. Lunas dovrebbe essere da questo lato, sì, perché lì c'è la foresta. Ok. Allora, torniamo indietro. Io ovviamente potrei tagliarle queste parti, ma io ne approfitto per potervi parlare, per spiegarvi anche quello che sto facendo, perché essendo comunque una guida, ve le devo spiegare determinate cose e soprattutto perché le faccio in un momento rispetto a un altro. Ecco qui. Aspetti un attimo, Altezza. C'è una strada davanti a noi, eh? È una strada che possono usare solo gli elfi? Che strano.
La vedo anch'io. Il mio lavoro richiede un senso dell'orientamento fuori dal comune. Forse sarà per questo che la vedo. Se vuole, posso fare le strade io, Altezza. Ecco perché serve Takamo, perché altrimenti non potremmo tornare indietro. Invece, adesso sì, possiamo tornare indietro. Eh già. Allora, torniamo indietro, praticamente a Lunas, quindi ecco qua. Sì, ragazzi, questa è una cosa che è molto Final Fantasy VII, perché scendendo a sud del sentiero, per scendere praticamente verso la zona principale, affronteremo questi sei soldati all'infinito. Eh sì. Allora, Luna dell'Alba per il momento non possiamo praticamente fare nulla, purtroppo. Quindi possiamo solo fare questo. Però ve lo volevo far vedere questa cosa, perché questo è un ottimo metodo per expare ed è un ottimo metodo anche per fare soldi. Perché io mi sono portato Egbert. Ed è un ottimo metodo per fare soldi questo, ragazzi. Veramente ottimo. Perché, vedete? Praticamente si può ripetere all'infinito. Quindi, se si vogliono farmare un po' di soldi, questa è l'occasione giusta. Fermi là. E tu chi sei? Eh? Un elfo? Che ci fate qui? Gli umani non possono passare da qua. Il principe mi fa spiegargli. Principe? Sei il principe di Falena? Molto bene. Ho il dovere di scacciare gli umani da questa foresta senza tanti complimenti, ma per questa volta chiuderò un occhio. Devo però chiederti di accompagnarmi a Lunas. Certo. Grazie. Davanti a noi ci sono parecchi umani armati di spade e lance. Vostri nemici, suppongo. Se andiamo da questa parte, arriveremo a Lunas senza farci notare. Il mio nome è Urda e vengo da Alseid. Andiamo. Lei è entrata in squadra e ora la devo mettere purtroppo qua per ora. Allora, la strada era qua. Ecco, Lunas. Perfetto. Eccoci qua, e siamo arrivati a Lunas. Ora possiamo parlare addirittura con Isato. Vi ricordate Isato, no? Eccolo qua. Altezza, che ci fai qui? L'ho portato io qui. Urda, di nuovo tu, perché l'hai fatto? Perché ti rifiuti di tornare a casa? Lascia andare, Isato. Isato si trova in questo posto per ordine della famiglia reale di Falena, giusto? E allora basta una parola del principe per restituirgli la libertà, giusto? Urda, io servo Lady Haswar, non la famiglia reale di Falena. Lei è la sola che possa rimuovermi dal mio incarico. No. E inoltre, io non sono qui perché me l'hanno ordinato, sono qui di mia spontanea volontà. Cosa? Perché dici una cosa del genere? Perché? Gli umani hanno ricominciato ad uccidersi tra di loro. Se non te ne vai da questo posto, potresti essere coinvolto nel conflitto. No. Tu sei già coinvolto. Torniamo dal Seid, la nostra vera casa. Abbandoniamo i folli umani al loro sciagurato destino. Urda, tu capisci perché sono qua. Lo so che è così. Senza l'oracolo a proteggere Lunas, gli avidi umani arriveranno in gran numero, spinti dalla loro smodata sete di oro. Inquineranno il fiume, distruggeranno la foresta. La stessa al Seid sarebbe in serio pericolo. Per questo servo l'oracolo. Come non potrei? Ma sei qui da 30 anni ormai. Quando ancora c'era il precedente regolo, non è già fatto abbastanza? Non importa quello che dici, proteggerò Lunas finché lo vorrà Lady Haswar. Apprezzo molto che ti preoccupi per la mia incolumità, ma non posso accettare la tua proposta. Affrettatevi piuttosto a tornare ad Alseid, se non vuoi trovarti coinvolta al tuo malgrado in questo conflitto tra umani. Isato.
Allora, adesso invece noi, se non sbaglio, possiamo continuare a parlare con Isato, perché lui ora se n'era andato, ma noi lo possiamo rintracciare. Perché lui adesso era entrato in una delle camere. Eccolo qua. Altezza, bentornato. Cosa posso fare per lei? Come l'ho detto già tante volte, sono al servizio di Lady Haswar. Non posso andarmene da questo posto senza il permesso dell'oracolo. Ecco, ci abbiamo provato. La sua cottura sarebbe un grosso dispiacere per l'oracolo. Ok, qui abbiamo praticamente finito adesso. Quindi adesso va bene, abbiamo chiesto già a Isato di accompagnarci e quindi va bene così. Era l'unica cosa che dovevamo fare per ora, quindi lanciare l'amo, per così dire, no? Aswar nel frattempo non c'è, non possiamo parlare con lei perché altrimenti sarebbe tutto più semplice, quindi ci sta. Allora, adesso possiamo uscire. E possiamo praticamente tornare nei boschi e uscire dai boschi. Anche perché adesso poi lei se ne va, la nostra elfa. Ecco qua. Resterò qui. Addio. Non rinuncerò mai. Ok, e così la nostra elfa se n'è andata. Ora, una volta che lei ci ha abbandonato e quindi è uscito dal nostro party, rientriamo nei boschi del nord, perché qui c'è qualcuno che dobbiamo reclutare in realtà. Non siamo venuti qui per niente. È vero che abbiamo fatto questa scena di con Takamu, che ci ha permesso praticamente di tornare indietro, ma il nostro obiettivo è un altro. Non è il reclutamento di Sato, né tantomeno di Urda. Anche perché per il momento non possiamo reclutarli. Saranno reclutabili dopo, non vi preoccupate. Il nostro obiettivo è un altro. Ecco qua, sentite un altro rumore. Cos'era? Ragazzi, sto gioco è pieno di... Oh! Guardate qui chi c'è. Che c'è? Vuoi di nuovo andare a Lunas? No, in realtà no. Davvero? E allora sta alla larga dalla foresta. Gli umani non sono i benvenuti. Ok, noi invece dobbiamo andare di qua. Eh sì, Zegai. Perfetto. Stavo giusto chiedendomi come avrei mai potuto mangiare tutta questa roba da solo. È un pezzo che non ci vediamo. Eh sì, un bel pezzo. Che hai fatto di bello dall'ultima volta che ci siamo visti? Davvero? Quindi è rotto con la casata dei Burrows. Vivo di quello che riesco a procacciarmi, come puoi vedere. Sono costretto a vivere come un animale. Ma non è che la cosa mi dispiace più di tanto. Anzi. E qui. Bene. Se non hai più niente a che fare con la casata dei Burrows, non vedo perché non dovrei seguirti. Sono un po' stufo di combattere solo con delle bestie. E qui abbiamo reclutato Zegai. Fantastico, unisciti a me allora. Ok, portiamocelo Zegai. Potrei togliere Cius in realtà. È che Zegai è comunque forte. È già al 31. Quindi per ora mettiamolo qua. Così poi lo cambieremo in caso. Ok. E Zegai adesso fa parte del nostro party, quindi torniamo indietro. Ok, siamo giunti a Rainwall. Ovviamente a Rainwall non potremmo entrare e non potremmo interagire con questa sezione della mappa. La cosa che però mi interessava farvi sapere è dove siamo diretti adesso. Quindi, siamo stati a Lunas, siamo usciti dalla foresta, siamo ritornati al villaggio di Hod, siamo usciti da esso, siamo scesi verso sud al villaggio di Rainwall. E adesso invece dobbiamo dirigerci verso un altro paese che si chiama East Rise, se non mi ricordo male. Dove si trova questo posto? Bisogna andare praticamente a est, quindi dobbiamo praticamente fare tutta questa strada, in questo caso, proprio andiamo a seguire la strada.
Quindi vi stavo dicendo, seguiamo tutta la strada verso est, dato che per il momento qui non possiamo scendere, e successivamente, ecco qua, seguiamo tutta la strada e successivamente scendiamo verso sud. Ok, scendiamo e come potete vedere c'è una nuova location, che è Estrise. Eh sì ragazzi, possiamo entrare ad Estrise. Ok, qui adesso dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare esattamente, se non ricordo male, di qua, perché qui c'era la bottega del nostro amico. Forse era qua? Era questa? Sì, laboratorio di Babbage. Eccolo qua. Oh, il principe? Siete il principe, giusto? Benvenuto nel laboratorio del prof Babbage, è il più grande inventore di Falena. Tra le altre cose, ha creato il ponte girevole e i mulini che danno lustro a questa regione. E io sono il suo assistente, Sorensen, lieto di conoscervi. Lasciami in pace, una mossa falsa della precisione delle rotelle va a farsi benedire, capito? Date pure un'occhiata alle stupende creazioni del prof Babbage. Ecco, qui per il momento sembra che noi non possiamo fare nulla. Però lui ci ha detto una grandissima informazione, ovvero che ha creato il ponte girevole. Ecco qua. Ciao. Ops, scusa. Sei il nuovo assistente del professore? Ah, non importa. Ehi, professore delle rotelle, puoi dare un'occhiata a questo? Ci stavo armeggiando e si è rotto. Oh, santo cielo, Lu, ma cosa hai fatto alla stupenda creazione del professore? Mi fa piacere che ti interessi tanto a queste cose, ma devi stare più attenta. Bah, forse è colpa del professore per non averla fatta a prova di ragazzina. Però le ragazzine non trattano i loro gingilli come fai tu. Cielo, per il professore non ha tempo per... Sorensen, è tutto a posto. Io non ho tempo, ma puoi darci un'occhiata tu. Sono certo che risolverai tutto, vero? Come? Siete sicuro, professore? Certo, professore, metterò in pratica tutte le conoscenze che mi avete insegnato. Come si fa, assistente numero uno? Rimetti a posto qualcosa. Così si fa. Ehi, non c'è nient'altro? No? Tipo qualcosa che fa click click, brum brum, whoosh. No, Lu. Uffa, non mi diverto. È meglio che mi facciate trovare qualcosa che fa brum brum la prossima volta, così vedo se funziona. Ciao, assistente numero 2. Tieni duro. Non ci ha capito niente. Mille scuse per il comportamento della ragazza, Vostra Altezza. Vive qua vicino e spesso viene a giocare qui, un po' come, per come dire, particolare, un po' particolare, ma non ha intenzioni cattive, almeno credo. Vi prego di essere comprensivo. Ok, e adesso possiamo muoverci. Però ci ha detto una cosa importante, ovvero che il suo maestro ha creato un qualcosa che noi abbiamo già conosciuto, ovvero il ponte girevole. C'è solo un problema, che il ponte girevole si trova praticamente ad ovest di Rainwall, quindi dovremmo rifare tutta la strada a piedi. A dopo. Dove si trova il ponte girevole? Per chi non lo sapesse, siamo ancora a Rainwall, quindi il nostro punto di riferimento principale, dobbiamo andare semplicemente a ovest, quindi a sinistra, e seguire la strada. Eccoci qua, ponte girevole, entriamo. E parliamo con lui, con la guardia. Gli altri possono muovere il ponte quando vogliono attaccare. Possiamo solo restare di guardia. È abbastanza frustrante. Ovviamente non c'è niente da fare, dato che il ponte si può muovere solo dalla riva opposta. Chissà se c'è un modo per mettere fuori uso del tutto il ponte. Ho sentito che l'uomo che ha progettato il ponte vive a Estrise. Capite? Quindi il nostro obiettivo è per l'appunto fermare il ponte. Quindi usciamo da Rainwall e sì ragazzi, dobbiamo ritornare ad Estrise. Eccoci qua, siamo ritornati ad Estrise. Quindi ritorniamo a parlare adesso con l'inventore
del ponte girevole e reclutiamo. Ora sono impegnato, se ti serve qualcosa parla con Sorensen, lo trovi proprio là. Oh, principe, siete venuti per vedere le stupende creazioni meccaniche del professore? Vogliamo disabilitare il ponte girevole. Cosa? Disabilitare il ponte girevole? Mi oppongo a quest'idea. Il ponte girevole è una delle creazioni più belle del professore. D'accordo, metterò fuori uso il ponte. Ma, professore, quel vecchio ponte non si muove quasi più. Serve solo per far passare dei soldati. E io non ho costruito quel ponte per delle gentaglie del genere. Capisco, professore. Certo, voi lo avete costruito per la gente e... era un esempio di bellezza e tecnica. Le rotelle non avevano bisogno di alcun intervento umano. E poi quei soldati hanno rovinato tutto. Qualcosa non serve più a niente. Ma certo, avete assolutamente ragione. E allora mettiamolo fuori uso. Così quegli stupidi vedranno come vanno le cose senza il ponte. Certo, professore, verrò con voi. Bene, principe, allora andiamo al ponte girevole. Ok, e qui per il momento abbiamo tutti e due che si uniscono al gruppo. Però notate, Sorensen combatte, Babbage no. Quindi, in questo caso, togliamo Zegai, che non ha bisogno di allenarsi, e guardate Sorensen, che è livello 3. Ah. Leviamo Shinro, e adesso siamo a posto. Allora, non mi ricordo se qui c'era la nave per navigare con Log e Loon da qualche parte. Ho sentito tutto. Lu, come fai a non dirmi niente di questo affascinante sviluppo delle cose? Posso venire anch'io, vero? Vero? In realtà credo di sì. Davvero? Bene. Ma perché sei tu a dare gli ordini? Sembri addirittura più giovane di me. Piccola Lu, questo è il Prin... Oh, non importa, diamoci una mossa. Prima finiamo meglio è, devo tornare alle mie rotelle. Sì, andiamo. Ok, e anche lei giustamente ora deve entrare in squadra. Solo che chi togliamo? Akamu, per il momento lo possiamo togliere, tanto non ci serve più. Con una barca potremo entrare nel ponte girevole attraverso uno dei pilastri, però dobbiamo fare in fretta. Esatto, questo è il suggerimento perché appunto noi dobbiamo andare al ponte girevole con Log e Loon, quindi con la barca di Log e Loon. Non mi ricordo se qui c'era il porticciolo per... usare la barca di Log e Loon. Non mi ricordo proprio. Che rune avete? Vabbè, inutile. Allora, volevo farmi un giro per vedere se c'era il porticciolo. A parte che ci sono dei forzieri che qui si devono prendere, ma... pezzo di furia che non è rabbia, in realtà non è la runa rabbia. Ecco, qui c'è il porticciolo, però non ci sono le barche, vero? Non ci posso venire qua in barca, mi sa. Perché mi sa che devo riparlare con Log e Loon, perché io quando poi trovo una città nuova, quando scopro una città nuova, poi loro possono comunque portarmici con la barca. Se non mi ricordo male. Se non mi ricordo male funzionava così. Non mi ricordo se qua c'erano altri forzieri. Aspetta, questa nave... io qua sto girando tondo per i forzieri e per le robe, ma... in realtà dovrei fare sta quest, quindi fatemi staccare un attimo, faccio una piccola pausa, vedo, esploro e vi dico. Ok, siamo tornati al villaggio di Hod, perché comunque dobbiamo ritornare con la barca, quindi scendiamo, ritorniamo a Raftfleet e dopodiché ritorniamo al, cioè andiamo al ponte girevole. Quindi sì, torniamo indietro con la nave. Ovviamente l'animazione la possiamo skippare, perché non ci interessa. Ok, barca e andiamo al ponte girevole. Saltiamo l'animazione perché non ci interessa.
Eccoci qua. Wow. Allora è così che è fatto l'interno del ponte girevole. Eh già. Ah? Cosa sono quelle? Sono le guardie meccaniche che ho creato per attivarsi e attaccare automaticamente le persone indesiderate. Le persone indesiderate? Ma il professore è un vero capoccione. Sicuramente le avrà costruite in modo che non attacchino gli amici, giusto? Piccola Lu, le macchine non saprebbero distinguere la regina da una sua cameriera. Non possono riconoscermi. Cosa? Eh sì, ragazzi. Boss fight. Cioè, oddio. Questi non so se vengono considerati come boss fight in teoria, però... Allora, facciamo così. Io l'una dell'alba per il momento non posso fare un Kaiser. Ok, non abbiamo nulla. E qui non credo che si potranno colpire tra di loro, quindi vabbè. Perché sono distanziati. Infatti. Però come notate, siamo messi abbastanza bene. Cioè, guarda quella come combatte. Ok. Abbastanza easy, dai. The Rogue Knight is here. Sentilo come se la vanta Kyle. Ok, e adesso possiamo andare avanti, vedete? È praticamente un dungeon, ragazzi, sì, è letteralmente un dungeon. Ok, ovviamente esplorate tutto il dungeon per prendere forzieri, prendere roba. Eccoci qua. Che mega maxi giga figata della serie. Ehi, mi vedi? Sono un cavallo meccanico gigante, mitico. Un'altra stupenda creazione del professore. Splendida, un capolavoro. Ho anche paura. Di qua si raggiunge il cuore del ponte girevole. Presto, andiamo. Eh sì, ragazzi, boss fight. Eh già. Il cavallo di Troia. Andiamo. Here we go. Prince. Nonna 5. Guardate che infame. Completamente inutili gli attacchi fisici perché la difesa è incredibile. Here we go. Prince. Che non dovrebbe mancare molto comunque. Ecco, quella l'ha ammazzata. Kyle adesso è incazzato. Perché ovviamente Kyle si incazza ogni qualvolta muore una femmina del party, quindi diventa fortissimo. Here we go. Prince. Ok.
Eccala, anche Sayalitz ha fatto una brutta fine. Ok, ormai dovrebbe morire perché Leon incazzata. Eccala. Va bene. Certo, questa formazione è forte, però... ha anche i suoi punti deboli, ovviamente. Stupendo! Bellissimo! Non pensavo fosse tanto fantastico. Come possiamo metterlo fuori uso? Non saprei, forse basta romperlo in mille pezzi? Distruggere questa bellissima creazione? Sicuramente è un peccato, ma non c'è da preoccuparsi, sarà molto più divertente. Ma è... non c'è bisogno di distruggere niente. Così andrà bene. Il ponte girevole non funzionerà più. Bene, missione compiuta. Professore, avete tolto quella rotella, giusto? Se manca solo quella, potranno riparare il ponte molto facilmente. Dovrebbero replicare con precisione assoluta questo pezzo per far muovere di nuovo il ponte. Io sono l'unico a Falena in grado di costruire delle rotelle del genere. Professore, assolutamente incredibile, geniale, che intuizione. Classico leccaculo proprio. Non è stato un gran finale, ma almeno lo scopo è stato raggiunto. Terrò con me questo pezzo al laboratorio. Ora torniamo a casa. Ok, e quindi adesso possiamo tornare indietro. Io però ne approfitto, voglio esplorare un po' in giro, vediamo se trovo qualcos'altro e poi andiamo avanti. Ok, siamo usciti dal ponte girevole, quindi ovviamente adesso torniamo a Raftfleet. Però noi non dobbiamo andare a Raftfleet. Eh sì ragazzi, dobbiamo ritornare al villaggio di Hod e poi a piedi di nuovo fino ad Estrise. Lo so ragazzi, purtroppo è così, ci possiamo fare ben poco. Però abbiamo finito, quindi adesso praticamente che cosa succede? Torneremo ad Estrise, parleremo con Babbage e lui ci manderà Sorensen al posto suo, quindi recluteremo praticamente Sorensen. Ci vediamo lì. Ok, siamo tornati, quindi ritorniamo indietro al laboratorio e reclutiamo finalmente Sorensen. Mamma mia ragazzi, che palle. Devo avere molta cura di questa rotella. Se dovessi costruirne una uguale, ci metterei almeno 3 mesi. Certo, professore. Urrà, mi sono divertito un mondo. E dai, non pensi anche tu che era una cosa veramentissimamente pazzesca? A proposito, tu chi sei? Ti vesti in maniera molto elegante. Sei forse un figlio di nobili o qualcosa del genere? È così, ho provato a dirtelo ma non mi hai voluto ascoltare. Non ci credo, dici sul serio? Il vero principe? Allora ho vissuto l'avventura al fianco del principe. Esatto, ma faresti bene a comportarti in maniera più adeguata se... Ma è fantastico, lo andrò a dire subito ai miei amici. Oh santo cielo. Mi scuso per lei. Beh, non è che sia proprio colpa mia, ma... Sorensen, mi serve il tuo aiuto. Potresti venire qua ad aprire quell'armadio? Certo, arrivo subito. Devo tornare al lavoro. È stato un piacere vedere l'interno del ponte girevole con voi. Ok, tutti quanti hanno lasciato la squadra, ma... non è finita qua. Che c'è stavolta? Non vi è bastato che ho messo fuori uso il ponte girevole? E qui. Ah, allora riconoscete la mia abilità tecnica. Beh, non è una sorpresa, ma al momento sono abbastanza impegnato. Aspetta, Sorensen.
Sì. Andrei a lavorare al castello del principe. Sì, così andrà bene. Proprio un'ottima idea. Cosa? Professore, vuol dire che mi licenziate? No, ma io sono troppo impegnato. Quindi andrai tu ad aiutare il principe per costruire apparecchiature meccaniche. Volete dire in qualità di rappresentante del laboratorio del prof Babbage? Grazie, professore. Metterò in pratica tutto ciò che mi avete insegnato sulla meccanica. Principe, non vedo l'ora di lavorare per voi. E qui abbiamo finalmente reclutato Sorensen. Principe, cosa posso fare per voi? Vai a Raftfleet. D'accordo, andrò a Raftfleet allora. Professore, devo andare. Non è facile come si può pensare, soprattutto senza il mio assistente. Ok, e per ora loro non possono essere reclutati, né Babbage e neanche lui, purtroppo. Perché lei è scappata, se n'è andata appunto a parlare con gli amici, eccetera, eccetera. Quindi non la ritroveremo al momento. E quindi possiamo uscire. Usciamo da Estrise, ritorniamo a Lord Lake e per il momento ci salutiamo lì. Ok ragazzi, siamo tornati a Raftfleet, abbiamo reclutato Zegai, Sorensen, lanciato l'esca su altri personaggi e quindi per il momento è tutto. Spero che il video possa esservi stato utile e vi sia piaciuto e noi ci becchiamo come sempre. Alla prossima. Bye bye!